Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Come vedete, oggi è un video spacchettamento perché ho qui una bustina direttamente da Depop con all'interno un nuovo Oops bracelet. Perché, come sapete, in quest'ultimo periodo stanno un pochino, non dico tornando proprio alla ribalta, però li vedo spesso in giro e mi è venuta insomma voglia di prenderne un altro. Questo qui l'ho preso anni, secoli fa, e l'avevo pagato un sacco. Questo mi ricordo che me l'avevano regalato in realtà durante un giretto a Cattolica e l'avevo pagato tantissimo, però ero innamorata folle di questi bracciali super colorati e se tornassero fuori sarei solo che felice perché io li adoro e li vorrei collezionare tutti, solamente che nuovi costano veramente un accidente e quindi io preferisco prenderli o comunque da siti che rivendono usato oppure insomma cercare delle offerte più buone possibili, più valide possibili. Devo ringraziare anche Chiara del canale Chiara Kawaii e Marco Cerri perché mi ha dato qualche dritta, anche se alla fine non ho acquistato da dove mi aveva consigliato lei perché le spedizioni costavano quanto il bracciale e non mi andava. In realtà anche su Depop le spedizioni costavano più del bracciale, però sono riuscita a con la venditrice a trovare una soluzione e ho pagato tutto quanto 11 euro. Le ho detto: guarda, non mi mettere neanche la scatolina, frega niente, tanto l'ho visto che è originale, bon. Va benissimo così, l'importante è che appunto mi spedisci il bracciale, insomma. E, tra l'altro anche Gaia ha fatto un video con gli Oops Love, so che Chiara li colleziona, in più questa Pasqua tutte impazzite per trovare bauli grandi firme con all'interno appunto l'Oops Love, però io ho detto: senti, facciamo una cosa, tanto sono sfortunata. Invece di comprare 800 uova, andiamo al dunque e prendiamo direttamente il bracciale. Poi ho detto: vabbè, dai, lo apro con loro perché tanto magari vi può interessare. Vi faccio vedere al volo questo qui. Volevo prenderne uno nude come quello di Gaia oppure rosa pastello. Poi, però, ho visto questo e me ne sono innamorata. Ma secondo me piacerà tantissimo anche a voi perché è bellissimo. Allora, il mio è questo qui che ha appunto la medaglietta in oro. È veramente bello e anche il gancetto. Una cosa che non mi piace molto è la, come lo, cioè, mi sembra tipo un po' appiccicoso al tatto, non so se sono fatti tutti così, infatti adesso sono curiosa di vedere anche questo, però questo è veramente quel tipo di materiale un pochino, ruvido che non mi fa impazzire, nonostante comunque sia super originale e l'ho usato veramente poco, però mi faceva impazzire ai tempi e quindi, avevo deciso di prenderlo. Tra l'altro non è neanche, aspettate, ve lo faccio vedere veloce, veloce da vicino. Non è neanche uno di quelli più classici perché ha tutti i vari pois. È veramente carino. Io vi consiglio di non prenderli dal sito ufficiale perché costano una fucilata. Però ci sono appunto questi rivenditori online che ce li hanno usati, insomma, però che non hanno mai usato. E quindi vi conviene prenderli così. Questo qui è veramente nuovo perché l'ho usato pochissimo e sarei felicissima di vedere che tornano insomma alla ribalta perché sono stupendi. E quindi nulla, andiamo a spacchettare il nostro nuovo Oops. Curiosissima di vedere com'è. Tra l'altro è stata super veloce a spedire, devo metterle una recensione super positiva. Oh, che carina però, mi ha messo comunque la bustina. Allora, grazie. Ah, c'è anche un nome di Instagram, che cos'è? Kikihu, prego. Adesso l'andrò subito a seguire ovviamente. Grazie a te, Kikihu, soprattutto. Ok, il pacchettino è questo qui, guardate che carino. Veramente molto molto bellino. Vado a aprire e vi faccio vedere quale ho scelto. Ok, spacchettiamo. Io quando l'ho visto, cioè, mi sono proprio innamorata. Molto molto più dell'altro. Questo è un colore che adoro. Credo di aver distrutto tutto. Cioè,
ce la faccio. Ah, ok, ma era una busta. Non capisco mai come sono incartati, ma ok. Ci siamo. Eccolo qui. No, vabbè, ciaone, è spettacolare. È bellissimo. Ta-da-da-da. Eccolo. Cioè, è meraviglioso. È praticamente nuovo e non rende, vi giuro, non rende dalla fotocamera. È super luminoso, ovviamente qua è un pochino sporco, ma lo vado subito a pulire. È meraviglioso, cioè è bellissimo, veramente bello bello. Ci ho detto, ups, credo che si chiami tipo melasse questa trama qui. Come lunghezza bracciale ovviamente è sempre uguale all'altra, perché questi sono standard. Se non erro sono tipo 20 cm e se si vogliono accorciare bisogna tagliare le catene. Però quanto è bello, è tipo lilla ma super super pastello. Vi avvicino così ve lo gustate bene bene. Scusate per quest'unghia storta, ma ci sto lavorando. Cioè è meraviglioso, lilla pastello, bello bello bello. E sono felice di averlo trovato da lei, che appunto mi ha fatto questa cosa di spedirlo con posta 1 anziché con corriere, perché altrimenti pagavo 18 euro, invece così ho pagato veramente pochissimo, praticamente 11 euro, e l'Ups è praticamente nuovo. In più è strabello secondo me, perché è super particolare. In realtà ne volevo anche uno super super normale. In realtà ne volevo uno anche normale, senza trame e senza nulla, però vedo che qui è un po' rovinato, quindi forse l'ho utilizzato. È parecchio rovinato nella medaglietta il mio, non avevo fatto caso, vabbè. Questo comunque sono super felice perché è praticamente nuovo ed è bellissimo, ripeto, cioè è stupendo. Questo sono fatti proprio bene, a me piacciono da morire e sono super estivi, perché questi sono anche leggeri alla fine. Però il materiale della catena è simile a questa, però questa è molto più ruvida. Adesso devo pulirli secondo me tutti e due. Devo assolutamente trovare il modo di pulirli. Io impazzisco, li vorrei collezionare tutti. Sono bellissimi, voglio sapere da voi quale vi piace di più, se a voi piacciono e se li collezionate, e se secondo voi dovrei prenderne altri, perché sono curiosa. Io li trovo meravigliosi, super colorati. Poi questo veramente è uno spettacolo. È veramente bellissimo, bello bello bello. Peccato per la scatolina, però gliel'ho detto io che alla fine non la volevo, ma questo è meraviglioso. Sono persa letteralmente. Spero davvero di riuscire ad utilizzarli. Il fatto che comunque riesco a pagarli poco mi rincuora molto, perché comunque dai, massimo che si spende per questi bracciali online è 15 euro, non di più, quindi va bene come prezzo. Però se lo devi comprare nuovo dal sito, mamma mia, 30-40, cioè siamo fuori. Sono belli, perché sono belli, però insomma è, come diceva Gaia se non sbaglio, è proprio plastica, quindi mi scoccerebbe pagare così tanto per uno di questi. E niente, penso che mi sta venendo voglia di prenderne altri. Inizio a fare come Chiara, che li colleziono. Questo è veramente bellissimo, secondo me. Lui è veramente uno spettacolo e penso proprio che lo utilizzerò veramente il più presto possibile, perché mi piace tantissimo il colore, mi piace tantissimo. Vediamo il retro, la differenza. Ah, perché questo è tutto tutto pallinato, quindi Ops Love, bla bla bla, e qui c'è scritto Ops. Se ci sarà un prossimo, dipende da cosa mi direte voi, sotto questo video, lo prenderò normale, liscio, pastello, perché mi piace tantissimo. Però anche lui, cacchio, quanto è bello. Mamma mia, quando ho visto tutti questi brillantini sono impazzita e l'ho voluto prendere subito all'istante. Belli, super colorati. Sono veramente felice, veramente, spero davvero che tornino di moda, diciamo, comunque che prendano piede, perché anche su Instagram non sono molto valorizzati e mi dispiace un sacco, perché secondo me sono stra belli, veramente sono stupendi. Lo faccio vedere di nuovo.
fatemi sapere se vi interessa un video dove vi mostro tutte le cose che ho acquistato dalle app dell'usato, quindi questo, ok, le borse, fatemi sapere, anche se più o meno le borse lo sapete perché ve l'ho detto mille volte. Innamorata persa di questo bracciale, veramente stupendo, stupendo, stupendo. Vediamo, vediamo se prenderne un altro più semplice. Vediamo se questo lo utilizzo. Bisogna vedere questo. Grazie mille a Kiki che mi ha fatto appunto anche il favore di spedire con le poste, quindi si è presa pure la briga. Tra l'altro poi gli hanno fatto le storie perché non poteva spedirlo con la scatolina, cose del genere, quindi è andata due volte, è stata super 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 carina. Si merita una recensione non positiva di più. E nulla. Fatemi sapere quale vi piace di più tra questi due, perché sono curiosa, e se voi avete qualche oops love. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!